Un nuovo appuntamento in questa lunga maratona che ci sta accompagnando all'edizione 2024 della Civil Week. La Costituzione siamo noi, questo il titolo che decliniamo in queste puntate di Road to Civil Week, dedicando ogni incontro a un tema specifico, un tema caro alla Civil Week perché è un tema caro al terzo settore. Il tema di questa puntata sono le reti e abbiamo qui con noi per parlarne, ma non parleremo solo di questo, Rossella Sacco, portavoce del Forum del Terzo Settore di Milano. Ciao Rossella e benvenuta. Grazie, buongiorno e grazie a voi soprattutto perché continuate a seguirci in queste nostre puntate che ormai si stanno, come dire, perseguendo durante questi ultimi anni. Siamo arrivati alla nostra quarta edizione, ogni volta un'emozione diversa per l'attivazione che vediamo, come dire, nella città attraverso la partecipazione dei nostri soggetti che appartengono alle nostre reti, con tanto entusiasmo e con tanta responsabilità. Ovviamente tra le nostre reti ci siete anche voi che in qualche modo sostenete il nostro cammino, il nostro percorso, e quindi di questo vi ringraziamo perché ne avete colto l'essenzialità del sistema e della promozione che intendiamo, come dire, portare in questo nostro territorio, in questa nostra comunità, per avvicinarci sempre di più al cittadino, alla cittadinanza. Il tema assolutamente centrale di questa Milano Civil Week. E rispetto proprio alla tua lunga professione, ma non solo, anche al tuo lungo impegno, sia come professionista sia come volontaria, sempre nell'ottica di rete, nell'ambito del terzo settore, in base proprio al tema, la Costituzione siamo noi, di questa edizione, che è un tema particolare, anche impegnativo, quali sono a tuo avviso i valori e quindi le pratiche dell'agire costituzionale, cioè quelli che la Costituzione stessa ci dice, guardate che ci sono, noi partiamo da questa roba qui. Tanti sono gli agire che le organizzazioni di terzo settore mettono in campo attraverso il loro fare. Tanti sono i diritti che in qualche modo sono scritti e che vengono riletti dalle nostre organizzazioni per poter attivare ed essere prossimi ai cittadini, per potersi sentire ancora di più cittadini di uno Stato, di una comunità e di un territorio. Non solo le nostre organizzazioni di terzo settore interpretano attraverso il loro fare questi diritti, che poi in qualche modo ricadono anche nella possibilità di essere ricompresi come doveri, ma anche con una grande capacità di innovazione, con una grande capacità di riguardare dentro le proprie organizzazioni, ripercorrono quelli che sono gli elementi fondamentali della Costituzione, che in qualche modo ci consegna un nostro fare, ci chiama a un nostro agire, ci responsabilizza tutti quanti, sia in forma, come dire, collettiva, quindi attraverso le proprie attività organizzate, sia in forma individuale, a prendersi carico e cura in un sistema di sussidiarietà. Nella Costituzione l'articolo 118 parla di lo Stato che deve in qualche modo favorire la libera organizzazione dei cittadini perché questi possano in qualche modo avviare percorsi di costruzione di un benestare. Le nostre organizzazioni di fatto non sono solo organizzazioni che esplicano dei doveri, ma lo fanno in termini di responsabilità, in qualità di cittadini che si attivano affinché la Costituzione possa essere sempre attuale e possa essere sempre più riconosciuta anche dai nuovi soggetti, per cui l'idea di lavorare con le persone vulnerabili e non lavorare sulla comunità per favorire un ambiente sempre più tranquillo, sicuro, integrato, coeso, e un agire costituzionale. Negli anni del tuo lavoro, del vostro lavoro come Forum del Terzo Settore su Milano, in base a quello che vedete avvenire, accadere sul territorio, avete visto un cambiamento del ruolo del terzo settore? Questa è una bella domanda. Sì,
perché il terzo settore è cresciuto tantissimo. Il terzo settore si è sempre più appunto strutturato, si è sempre più organizzato, è sempre stato più valorizzato nell'espressione di quello che appunto si diceva prima, sussidiarietà orizzontale. Oggi il terzo settore è favorito in questo processo di sussidiarietà attraverso dei termini anche un po' più legislativi che dichiarano una responsabilità ancora maggiore del nostro partecipare alla costruzione di politiche. Tutti oggi parlano appunto di una coprogrammazione che è stata inserita appunto in un percorso di riconoscimento legislativo di un ruolo coprogrammatorio del terzo settore nella costruzione delle politiche della città, delle politiche della comunità, delle politiche per il cittadino. Attraverso cosa questa coprogrammazione si agisce? Attraverso diversi strumenti. Oggi a Milano stiamo sperimentando una serie di coprogettazioni puntuali su alcuni temi, coprogettazioni che chiamano tutto il terzo settore in un sistema organizzato di rete più amplificata per rispondere a determinati bisogni. In città quasi tutti conoscono quelle che si chiamano reti QB, che è un programma partito appunto dalla Fondazione Cariplo per il sostegno alle famiglie con minori in povertà. Oggi queste reti sono state in qualche modo riconosciute, accompagnate non solo dalla Fondazione Cariplo ma anche dal Comune di Milano, e quindi sono diventate servizi strutturati per i municipi. Queste reti cosa vogliono dire queste reti? Le reti vogliono dire l'aggregazione di diversi soggetti che con diverse competenze mettono in gioco la loro capacità di portare avanti una risposta a questi bisogni. Per cui abbiamo in queste reti dalle associazioni, dalle cooperative, ai gruppi un po' più informali, alle parrocchie, è proprio un sistema di costruzione di una comunità di welfare che agisce in una comunità, che interviene in un territorio specifico. Questa è una semplificazione di quello che vuol dire coprogettazione. Non è l'unico strumento con il quale il terzo settore può partecipare alla coprogrammazione rispetto appunto al programma politico della città, ma ci sono anche altri strumenti che in qualche modo dicono di un'amministrazione condivisa. Amministrazione condivisa vuol dire esattamente quello da cui siamo partiti, cioè il riconoscimento di un terzo settore nella partecipazione di una costruzione di un servizio ampio, diversificato, multicomplesso e anche pluriorganizzato con i diversi soggetti pubblici e privati, del privato sociale ovviamente, che in qualche modo aiutano questa comunità a crescere. Aiutano questa comunità a crescere non solo in uno sviluppo economico, in uno sviluppo sociale, in uno sviluppo relazionale, ma aiutano questa comunità a non sentirsi più sola. Grazie davvero, e che dire, buona Civil Week. Grazie, altrettanto. Ed eccoci di nuovo qui in studio con Lucia Mantegazza, sindaca del Comune di Gessate, territorio molto attivo in questa Civil Week 2024. Benvenuta, sindaca. Grazie, grazie mille. E iniziamo subito, insomma, a chiederle, dato che questa puntata è dedicata al tema delle reti, come nel vostro comune lavorate ogni giorno in favore appunto di questo fare rete? Sì, allora io appunto sono la sindaca del comune di Gessate e per un comune è molto importante fare rete. Fare rete significa sia far partecipare attivamente i cittadini alla vita pubblica, ma anche avere dei rapporti con le istituzioni, con gli enti e con le associazioni. E questo è appunto fondamentale instaurare delle relazioni positive e costruttive anche per raggiungere delle politiche pubbliche. Per questo noi favoriamo tanto la partecipazione anche della cittadinanza, sia negli eventi e nelle attività, ma anche e soprattutto appunto nell'attivazione e nell'attuazione di politiche pubbliche.
avete portato, anzi porterete, avete pensato e porterete un ricco palinsesto per la prossima edizione della Civil Week. Ce lo presenti e ci spieghi anche che connessione ha con il tema della Civil Week 2024, che come sappiamo è la Costituzione Siamo Noi. Sì. Allora, tutti gli anni noi cerchiamo sempre di aderire alla Civil Week, non solo come comune, ma anche appunto favorendo la partecipazione delle associazioni, e presentiamo un palinsesto unico, quindi un calendario unico. Partiremo quest'anno il giovedì 9 maggio, il primo giorno della Civil Week, con un'attività del Forum Giovani, che si occupa appunto di politiche giovanili, che farà una caccia al tesoro itinerante per tutto il comune a tema appunto Costituzione e diritti civili, quindi per scoprire proprio i diritti. Il venerdì, con un'altra associazione, l'associazione Art Rise, ci sarà un incontro con un autore, Roberto Latella, per riflettere su come è cambiata la nostra società. E il titolo dell'incontro è A navigare tra le storie, metodologie narrative, metafore e relazione educativa. Il terzo appuntamento è una biciclettata per le cascine del territorio, a cura dell'amministrazione insieme all'Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclistica Gessate, e appunto avrà anche come, diciamo, focus l'ambiente, la tutela dell'ambiente, che appunto è uno dei nostri principi costituzionali. Il sabato ci sposteremo sulla cultura, e ci sarà la presentazione fotografica di Daniele Rubini a cura del gruppo artisti gessatesi Il Gelso, che anche loro tutti gli anni partecipano attivamente alla Civil Week. Avremo un appuntamento la domenica mattina con WeBlogging, diciamo ambiente, anche qua il tema appunto è il rispetto e la tutela dell'ambiente. Noi tutti i mesi organizziamo come comune una raccolta, anche in collaborazione con Plastic Free o Lega Ambiente, e avremo degli appuntamenti tra sabato e domenica relativi più al diritto allo sport, organizzati dalla Polisportiva Gessate, in cui faranno delle attività all'interno del parco della Villa d'Accò, un parco cittadino molto bello, dove faranno yoga, tai chi, wellness. E l'ultimo appuntamento, quello più importante, ma semplicemente perché è un progetto che vede il suo culmine proprio domenica pomeriggio, ma è un progetto che è partito da molto lontano. L'evento si chiamerà Diritti e Rovesci, in sosta sulle panchine, e praticamente presentiamo un percorso tra le panchine che abbiamo appena installato. L'individuazione dei luoghi è stata fatta 2 anni fa, quando stavamo rifacendo il PGT, il piano di governo del territorio, insieme ai ragazzi della scuola secondaria, e adesso il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha scelto delle frasi relative ai diritti, quindi sono 20 frasi, e verranno affisse sulle panchine delle targhette. Ricostruiremo un percorso proprio intorno a queste panchine con le frasi appunto che hanno scelto i ragazzi. Parteciperà anche il gruppo comunale di protezione civile, i gruppi di cammino che ci accompagneranno appunto in questo percorso, l'AMPI, l'AIDO e appunto la scuola, perché i ragazzi sono stati appunto i creatori e gli inventori delle frasi che verranno apposte sulle targhette. Un ricchissimo palinsesto che è un po' il riflesso di quello che è l'impegno che tutto l'anno il Comune di Gessate ha nell'ambito anche ovviamente sociale, nell'ambito di rete con il territorio. Questo lavoro come crede, ma e soprattutto poi come vede che incide per la realizzazione del bene comune? Allora, è un lavoro molto importante, perché sì, è un lavoro quotidiano che va fatto con passione e anche con pazienza, perché comunque avere a che fare con più enti e con più soggetti a volte implica anche l'impiego di più tempo, però sicuramente è un valore aggiunto. Noi
concretamente abbiamo visto gli aspetti positivi del fare rete, della partecipazione, perché il dato di fatto è che in questi 5 anni abbiamo visto sviluppare dei progetti proprio nati dal basso, che partivano di fatto da un'esigenza della nostra comunità e che sono stati realizzati grazie anche appunto alla partecipazione della comunità, intesa sia come cittadini singoli ma anche come enti e associazioni che vivono il nostro territorio. E sono tanti gli esempi che potrei portare. Abbiamo fatto un PGT, abbiamo fatto appunto un piano di governo del territorio partecipato, abbiamo creato degli spazi dove di fatto offriamo delle attività gratuite per i minori in collaborazione con tutti gli enti e i cittadini volontari del nostro territorio, come Gestate Labs o lo Spazio Studio, dove di fatto aiutiamo a sviluppare delle competenze ai ragazzi partendo dalle risorse che abbiamo appunto della nostra comunità, ma anche a tantissimi progetti sia sociali come anche questi, ma per esempio anche sull'arredo urbano con le associazioni culturali abbiamo rifatto tante cose, da alcuni murales al rifacimento. Adesso stiamo facendo una bibliocabina, quindi dentro una vecchia cabina della Telecom che poteva essere, cioè che stava per essere dismessa, l'abbiamo recuperata e faremo un book crossing, quindi anche a delle piccole azioni che però appunto favoriscono la partecipazione e il bene comune. In chiusura, allargando un po' lo sguardo anche oltre i confini territoriali di Gessate, ci piacerebbe sapere il suo punto di vista rispetto a qual è, secondo lei, il valore aggiunto che il terzo settore porta anche rispetto alle azioni che possono fare il profit e il pubblico. Allora, è altissimo, è un valore infinito, nel senso che spesso le amministrazioni pubbliche non riescono ad arrivare a tutto e avere una partnership con il terzo settore, quindi una partnership pubblico-privato, è fondamentale anche per raggiungere alcuni obiettivi in sinergia che appunto da soli le amministrazioni non riuscirebbero a raggiungere. Penso a delle collaborazioni nel sociale dove sono state fatte delle cose molto importanti e senza il terzo settore erano forse impensabili. Noi abbiamo attivato anche all'interno della nostra comunità una figura fondamentale come per esempio l'educatrice di comunità, che è una persona che di fatto lavora nel terzo settore ma collabora con il comune per stimolare le risorse sul nostro territorio, metterle in contatto e creare anche delle progettualità. Quindi io credo fortemente nel valore del terzo settore, nell'importanza della collaborazione del terzo settore con le amministrazioni pubbliche. Grazie mille Sindaca, le auguriamo una buona Civil Week e come sempre ricordiamo chi sono gli attori che permettono la realizzazione anche di questa edizione 2024. Civil Week è promossa dal Comune di Milano, Corriere Buone Notizie, Forum Terzo Settore, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Milano e Città Metropolitana, con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Regione Lombardia, con il patrocinio di Città Metropolitana di Milano. Grazie per aver seguito anche questa puntata di Road to Civil Week, che siamo sempre più vicini al 9 maggio, il giorno in cui si inaugurerà l'edizione 2024 della Civil Week, la Costituzione siamo noi fino al 12 maggio. Grazie e buona Civil Week a tutti!